In questo video voglio svelare dei segreti sulla postura che non vengono tuttora, diciamo, divulgati, nonostante ci siano pesanti evidenze in letteratura. Innanzitutto partiamo un po' dai miti. Il primo mito che vi hanno sicuramente inculcato e che mi hanno inculcato a scuola, non soltanto per quanto riguarda il corso di laurea, ma anche alle scuole elementari, che cosa si dice al bambino? Si dice di stare in una postura corretta, quindi esiste una postura corretta e una scorretta. Perché la postura scorretta produce inevitabilmente danni alla colonna vertebrale. Questa visione che c'era nella letteratura ortopedica, fisioterapica, tra gli stessi medici di base è completamente errata, in quanto si è visto che non esiste una postura corretta e una scorretta. I concetti di postura corretta e scorretta si basavano sulla distribuzione interna dei carichi dal punto di vista biomeccanico, e quindi che cosa si era visto? Che è stata etichettata come postura corretta quella in cui le forze, anche per quanto concerne ad esempio sulle vertebre, sono distribuite in maniera omogenea. Si è visto che tutto questo è completamente errato. Infatti oggi la postura, che è la nostra posizione, è la posizione del nostro corpo nello spazio in ogni centesimo di secondo, è che cos'è? È sostanzialmente un adattamento funzionale a quelle che sono le attività che dobbiamo compiere quotidianamente. E poi si trasforma in un qualcosa di un po' più statico, cioè ci sono degli atteggiamenti posturali. Ad esempio, un soggetto alto come me si deve interfacciare quotidianamente con pazienti più bassi e quindi tenderà, per asportare, per avere il contatto visivo, a protrarre il capo in avanti. E quindi che cosa comparirà con questo? Una postura col capo protratto. Tuttavia, questo di per sé non è sufficiente a scatenare dolore muscolo-scheletrico, e non possiamo dire che la mia colonna vertebrale andrà incontro a danni proprio per questo. Infatti, io sono il primo ad avere una postura scorretta. Quindi abbiamo scardinato questo nel primo mito. Quindi, che cosa accade all'interno del nostro corpo? Ci sono degli adattamenti funzionali, anche se la distribuzione interna del carico non è più omogenea, naturalmente le strutture nel tempo si adatteranno a dover assorbire un diverso tipo di carico, quindi un carico differenziato. E questo è il primo mito che oramai è stato scardinato in letteratura seria. Il secondo mito è che le posture scorrette, e quindi è connesso un po' al primo mito, causano appunto dolore, siano causa di dolore. Questo da che cosa derivava? La visione classica, ad esempio, se ciò magari sicuramente non mi vedete da seduto, la postura classica, la biomeccanica classica, che cosa diceva? Sostanzialmente diceva che gli alunni che stavano seduti, diciamo, con la schiena protratta in avanti, assumevano la cosiddetta slouched sitting posture, poi viene definita in vari modi, cioè la postura stravaccata sulla sedia. Che cosa si diceva? Andranno incontro ad alterazioni posturali, andranno facilmente incontro ad ernie del disco intervertebrale, quindi saranno poi adulti con dolore cronico alla schiena. Si è visto ad esempio in alcune ricerche che non è affatto così. Addirittura questo tipo di postura andava a rinforzare il disco intervertebrale, a rafforzare il disco intervertebrale. Quindi sono stati scardinati vari miti sulla postura, e si è visto in realtà che il dolore, più che alla postura corretta o scorretta, più che alla postura scorretta, è correlato ad una postura protratta. Questo perché? Si ipotizza che le ipotesi quali sono? Praticamente mettersi in una determinata postura a lungo, in un primo momento attiva i meccanocettori, che sono dei recettori
che ci indicano la forza, ad esempio, tensile che andiamo ad applicare, ad esempio, facciamo un esempio su una capsula articolare. In un secondo momento, superato un certo stimolo, si attivano i nocicettori, quindi i recettori del dolore, e iniziamo a sperimentare dolore. Quindi il dolore è connesso alla postura protratta, cioè siamo a lungo in una stessa posizione. Per cui gli autori australiani concludono spesso la migliore postura che tu possa adottare è la prossima, nel senso che il dolore è connesso alla sedentarietà e non alla postura scorretta. Anche una postura accademicamente corretta, se protratta, noi proveremo dolore. Quindi questo è il secondo mito. Il terzo, perché partecipare, viste le evidenze che ci sono a corsi di educazione posturale, con i colleghi fisioterapisti, con me, a corsi di esercizio terapeutico di educazione posturale? Perché sostanzialmente si sta vedendo in letteratura attualmente che la scarsa mobilità, ad esempio, del raggi del toracico, e lo scarso movimento che viene effettuato con raggi del toracico è connesso a tutta una serie di disturbi, quindi a dolore, ecco perché quindi il movimento è molto importante, soprattutto che ci sia un movimento graduale e progressivo nelle determinate posture in apertura. Si è visto che contrastando le posture giornaliere in chiusura attraverso specifici esercizi di mobilità in apertura si va incontro a miglioramenti nelle dinamiche respiratorie, si va incontro a miglioramenti, a riduzione significativa del dolore non solo a livello del rachide dorsale ma anche del collo, si va incontro a miglioramenti del tono dell'umore. È normale che la figura più certificata a fare questo è un fisioterapista, soprattutto se c'è già dolore, deve essere impostato un programma adeguato che sia graduale e progressivo, perché il rischio di sottoporsi all'improvviso a esercizio fisico estenuante e far peggiorare il dolore e far arrivare il paziente alla conclusione che l'esercizio è dannoso per il proprio corpo. Quindi abbiamo visto che non esiste postura corretta e scorretta, secondo le attuali evidenze in letteratura, che assumere posture scorrette non è causa di dolore, ma assumere posture protratte è causa di dolore. Inoltre ci tengo a finire, a terminare questo video con un ultimo importante consiglio, soprattutto ai genitori che hanno pazienti con scoliosi: la scoliosi non è causata da posture scorrette, può essere solo aggravata. Quindi la scoliosi è una patologia idiopatica di cui ancora non se ne conosce quindi la causa e ha una forte, c'è una preponderanza genetica nell'eziopatogenesi poi della scoliosi e della cifoscoliosi, quindi non colpevolizzate i vostri figli dovranno andare incontro a progetti di esercizio terapeutico e di educazione posturale e dovrebbero essere seguiti anche soprattutto se la scoliosi è grave, soprattutto nel senso per venire anche dagli ortopedici per quanto riguarda i bussi. E questo è quanto, quindi non colpevolizzateli, non si è sviluppata la scoliosi a causa delle loro posture scorrette. Questi erano i segreti che volevo condividere con voi riguardo alla postura e ci vediamo nei prossimi video.